Allora Matteo, è fatta, questa vittoria è fatta, è salvezza. A me la cosa che mi consola soltanto è la vittoria, quindi è la cosa che è importante. E adesso poi abbiamo avuto anche, come ha detto il giornale, è stata spianata perché il Monopoli, tra l'altro in 10, tutto il secondo tempo, sì. Però abbiamo sempre peccato, facciamo sempre quel peccato di ingenuità, nel senso che noi stiamo in 10 invece di attaccare. Cioè siamo in 11 contro 10. 11 contro 10, capito? Quindi dovevamo tentare la vittoria, invece anzi abbiamo rischiato anche di subire una rete per Croce, mi sembra. Quindi, quindi abbiamo rischiato, però Bozzi. Non dobbiamo fare i soldi a Bozzi. Cioè, io ripeto, quelli gli errori che si fanno sempre, che noi facciamo sempre questi errori qua, non ne dobbiamo fare, perché cioè, se noi loro in 10, noi in 11 indietreggiamo, vuol dire che noi abbiamo paura, ma invece dovevamo usare così per impedire loro di avvicinarsi nella nostra area. E poi c'è un'altra ciliegina che Vadà che mi ha ascoltato comunque. Perché? Perché Colombaretti il posto suo è in difesa. E ha messo due cursori. E ha fatto una bella partita. È un'ottima formazione, stai dicendo, in pratica. Sì, mi è piaciuto. Per merito tuo? Beh, vabbè, merito mio. Io dico la mia. Io, come tanti altri sportivi, tifosi che parliamo, quando parliamo diciamo sempre le stesse cose. Che la formazione è fatta in una certa maniera. E questa ti ha convinto? Ormai è fatta, dai, ormai, insomma, no, ormai non può sfuggire la salvezza. Noi soltanto possiamo perdere. È impossibile, perché... Ma Mario non c'è stasera, forse ci siamo riusciti. Non ti illudere. Guarda là io. Vediamo se c'è Mario. No. Tu dici che fra poco viene? Ma, non lo so. Non ci molla. Non ci molla? Ma, non lo so. Uè! Ci vuole la non c'è l'assembramento fuori dal bar. È ovvio che sicuramente ci sono quei due. Attenti a quei due. Ah, hai capito come fa adesso? Sono entrati. Eh sì, perché è vero, c'è un sacco di gente. Posso accomodarmi? Certo, non posso. Tu sei sempre il nostro ospite. A Bargatta, siamo tornati a Bargatta, che è un piacere, con Gaetano poi. Sì, ma allora, se una volta riusciremo a farlo venire da queste parti. Ma non so perché non vuole mai stare con noi. Tanto vogliamo fare un'ordinazione. Forse. Sì, aspetta, allora no. Lui e altri, ma Matteo, perché siamo Bargatta? Perché? Ma vedi, con quella mi prende per la gola. E lui è d'accordo. Penso proprio di sì. Mi danno delle cose che veramente sono squisite. È un amore. È la qualità. Sì. Vediamo un po' cosa ci porta stavolta. È la qualità del locale. Vediamo un po' chi viene da noi. Allora vediamo il cameriere. Ma tu hai fame? Guarda. Buonasera. Ciao, mi piace quella camicia. Vieni, vediamo un po'. Prendi la parte. No, Bargatta. Vedi, c'ho anche i miei amici che vogliono vedere Bargatta, bello. Vedi? Però è anche un bel ragazzo, è tutto. Cosa prendiamo? Cosa prendi, io adesso ho dato una bella sguolinata in modo che lui ci tratta bene. Ci tratta bene, ho capito. Funziona. Io vorrei un grappino. Un grappino. Tu un aperitivo. Un aperitivo, assolutamente. Allora, un aperitivo. Mi associo allora stavolta. Okay, perfetto. Grazie. Come al solito. È andata bene Mario, salvezza ormai è solo una formalità. Pensavo un pari, ma è bene che sia venuto la vittoria. Anche io ero contento del pari. Sesto risultato utile consecutivo in trasferta. Quando, significa qualcosa? Vedi, torniamo ai vecchi tempi che dicevo sempre, quando la squadra è tranquilla e sicura, le partite vengono giocate in una maniera diversa da quello che con la affanno. C'è tranquillità, è vero. Quando c'è la tranquillità, hai raggiunto l'obiettivo che tu hai desideri, ormai non ci sono. Giocano bene ragazzi, giocano in libertà, come se fossero fuori in mezzo alla strada. Con molta tranquillità. Tranquillo. E si vedono i risultati. Difatti. E si vedono.
Il calcio è fatto in questa maniera. Se tu vedi qualcuno che magari ci può raccontare la partita, perché io, c'è una folla di là. Io ho visto. Ma io, stasera avevo una sorpresa. Chi è? Vedo è l'editore. E chiamo, invitalo. Chiamalo tu. No, chiamalo tu. No, no. Direttore sportivo. Elio! Oh. Buonasera. Buonasera. Che casualità. Vedi che lui non voleva chiamarti, eh? Avvicinati non, pure, avvicinati. Non mi voleva chiamare. No, no, ho lasciato a te l'onore. Motivo, ho lasciato a te l'onore. No, 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 no. Ci facciamo raccontare da Elio allora questa splendida vittoria. E chi più di lui ci può chi dire? Meglio di lui? Chi meglio di lui? Chi può dire tutto? Complimenti. La partita di ieri. Grazie. Io ho visto, ho letto. Ho eletto. Una cosa. Perché come al solito noi, ecco, invece di approfittare l'occasione quando stiamo... abbiamo visto, cosa volevi di più? Se, però se lui l'ha vista la partita, questa meglio di me, abbiamo anche rischiato di subire, con Croce mi sembra, abbiamo rischiato. Perché? Perché noi, pur essendo superiore sia tecnicamente che numericamente, perché indietreggiamo? Può dare spiegare che siano loro, può dare spiegare che siano loro, diciamo due cose subito. Secondo me la partita, prescinde dalle cronache che possono essere anche di parte, a volte possono dare anche la dimensione di una situazione anche di parte, ecco. Abbiamo fatto un gran primo tempo, secondo me, dove abbiamo creato delle situazioni pericolose. L'unica volta che si è affacciato il Monopoli è stata verso la fine del primo tempo, con un'azione di ripartenza, tra l'altro. Quindi noi abbiamo tenuto bene il campo. Ci siamo un pochettino abbassati all'inizio del secondo tempo, che abbiamo sofferto un pochettino l'aspetto della reazione della squadra di casa, ma essenzialmente senza avere grossi rischi dal punto di vista delle occasioni. Poi c'è stata la doppia espulsione, sicuramente si poteva sfruttare di più. Scusate. Si poteva sfruttare di più l'uomo in più, però fondamentalmente siamo stati bravi a tenere il campo, a creare l'occasione giusta e a portare a casa la vittoria, che sinceramente ci riempie di soddisfazione. Per questo qua le squadre quando restano in 10 sono più rognose. Sì, ma noi anche l'abbiamo dimostrato al contrario questa cosa. Abbiamo dimostrato al contrario, perché anche questo possiamo prenderti. No, grazie. Un aperitivo devi prendere. Cos'è questo? No, devi prendere qualcosa. È un prosecco, sì. Pina, va bene così, due chiacchiere. Allora, guarda, la tentazione non dice guarda, niente. Stanno arrivando delle stuzzicherie. E come per caso io vedo che c'è una presenza lì. Ma tu al momento giusto stava aspettando proprio, si era nascosta di là. Appena ha visto arrivare i rustici, vieni. Giulia, buonasera. Che piacere, ciao. Ti offriamo per quelli. Giulia, vieni di qui con la sedia. Sì. Ma l'allontanato. Deve stare io con me. Non Giulia. Mi avvicino a queste prelibatezze perché sono a dieta. No, ma non puoi resistere. No, devo resistere, me lo autoimpongo. No, ma qua chi mi tiene la tentazione? Però tutto bene. Siamo sani. No, comunque stai parlando proprio di ieri, perché noi mangiamo una cosa. Della prestazione. Sono contento. Noi a volte parliamo in base a quelle che leggiamo. Certo. In trasferta, sì, certo. Questo siamo noi e non c'è bisogno, non lo leggiamo. Il dato di fatto è che comunque portiamo a casa una vittoria che ci pone una condizione in questo momento di guardare l'obiettivo molto, molto ormai vicino. è quasi fatta. Siamo a 3, adesso è quasi fatta. Io veramente già ero più tranquillo anche. Sì, ma chi fa parte della società non potrà mai dire siamo tranquilli. Bisogna raggiungere l'obiettivo. No, ma io non voglio nemmeno che i calciatori si adagiano. Sì. Allora, devi dare sempre mancano quello. Ancora tante partite, dobbiamo finire nel miglior modo perché, possibile. Perché è facile prendere anche una discesa, sì, e quindi sarebbe stato molto grave. Abbiamo gare importanti come il Gallì, la trasferta a Gallipoli, poi abbiamo il Potenza, il Taranto, insomma l'ultima per chiudere il girone di ritorno. Io sono più ottimista quando incontriamo le squadre più forti, sulla carta, logicamente.
ovviamente. Però, perché ho visto le più peste partite le abbiamo fatte proprio con le squadre più... Che giocano rilassate. È quelle che mi nervosisco, perché li facciamo diventare a loro 11 leoni, 11 campioni, quando non lo so, ma siamo noi che li facciamo fare... li facciamo diventare 11 campioni. Si trovano maggiori stimoli quando si incontrano squadre blasonate, è vero, abbiamo visto questo, è un fatto mentale. Abbiamo visto con l'Andria, con Gallipoli, è successo, certo. Lì vediamo belle partite, vediamo. Col Brindisi. Sai com'è, quando si arriva a questo punto del campionato, ecco, e che la squadra naturalmente ha raggiunto l'obiettivo che doveva raggiungere, giochi con la tranquillità. I giocatori giocano meglio. Io mi permetto, la signora. Ti ringrazio, Stefano. Declino. Sono un po'. No, vabbè, dopo. Non sgarro. Capoli a Mogliano. A me non, non deve. A me insisto, però. Se io non insisto, non si è ancora in fondo alla classifica e devi risalire. Invece, in questo momento del campionato, ormai la cosa è quasi fatta, o perlomeno per me è fatta. Loro, naturalmente, diranno che dobbiamo ancora raggiungere l'obiettivo. È quasi fatto, è quasi fatto. Certo. 18 punti al girone di ritorno, è un ruolino di marcia da playoff. Sì, avevo già fatto questa considerazione, soprattutto in virtù delle altre squadre che stanno facendo il girone di ritorno e che hanno un punteggio, insomma, pressoché, a parte il Brindisi che ha un trend positivo, l'Andria stessa, però noi siamo lì tra le prime, sì. Sì, e questo è anche un motivo di soddisfazione, evidentemente la squadra ha acquisito quella maturità di squadra, Paolo, quell'equilibrio tale che gli permette di andare su tutti i campi, di giocarsela, poi il risultato è sempre una conseguenza anche di episodi, però hai la consapevolezza di andarti a giocare la partita. Vi potete la giocare con tutti, sì, sono d'accordo. Beh, la squadra poi è stata potenziata, gli innesti giusti. Io voglio chiedere una cosa, Elio. Sì. Ma come mai noi avevamo già un Romito nostro? Sì. Non siamo stati capaci a trattenerlo. Prosecchino, prendi. La porta abbiamo veramente all'ultimo istante. No, è strascico. Mi dispiace perché, sì, capito, ha dato un'altra cosa. Allora, al termine della sua stagione, dove la salvezza è stata comunque, diciamo, da tanti punti di vista un risultato troppo importante. L'estate è stata anche abbastanza rocambolesca, ci sono state anche delle situazioni in cui non si prevedevano, diciamo, delle situazioni chiare per quello che poteva riguardare il futuro sia della società che della squadra. E quindi è chiaro che in questa situazione di stallo, professionalmente qualche giocatore ovvio ha preferito fare un percorso. Noi, non avendo la possibilità di poter stabilire ancora un certo tipo di chiarezza di percorso, abbiamo fatto fare il percorso a quelli che dovevano, chi abbiamo potuto tenere l'abbiamo tenuto, e nel frattempo abbiamo cercato di sistemare alcune cosette della nostra stagione, e poi a dicembre, ovviamente avendo fatto questo percorso, reintegrare quello che poteva essere un fabbisogno della squadra. Tutto qui. Ivan poi abbiamo avuto anche un buonissimo rapporto, ci siamo confrontati, sì, è chiaro che lui... Io so che c'hai buoni rapporti con tutti. Lui ci ha spiegato delle motivazioni, giustamente anche io rappresento la parte poi tecnica di questo percorso, non potevo dare garanzie perché non le conoscevo nemmeno per me, perché la società aveva bisogno di un percorso, era nata quest'estate una certa situazione per cui non si sapeva ancora come volgeva, e quindi in questa dinamica non si è creata la condizione, ma non per questo, al momento in cui invece si sono chiarite le questioni, non c'è bastato un attimo, una telefonata e io mi sono tornato a casa. Almeno tutto è bene, sì, ma lui ha descritto bene la difficoltà dell'inizio stagione scorso, perché si era reduci da un momento di difficoltà, diciamo, che tutti conoscono. Nel momento giusto, opportuno, si è rinforzata con gli innesti giusti, con Lombaretti, Romito, Bozzi, finalmente un attaccante che mancava da tanto tempo, una vera punta, così affamata, così davvero la sorpresa, questo Bozzi. Vergore, sì, una garanzia. Allora qualcuno ha detto che, ma ieri Le vita è esplosa, Bozzi ha fatto un gol ieri che è un bomber, lì si vede che al momento opportuno sta lì. È stato bravo. scaltro, freddo, molto sì. Freddo. E anche cattivo nella conclusione, perché poi la testimonianza delle sostanze anche di tutta la squadra vuol dire che ci crede in quello che sta facendo, e quindi quando poi tu fai gol
esprimi tutto quello che hai dentro. Quindi Bozzi è l'esempio, diciamo, da questo punto di vista, che rappresenta anche la squadra in questo momento. Mi ha rubato le parole di bocca, non parlo più. No, invece devi parlare, Mario. Anche tu hai diritto di chiacchierare, sono chiacchiere. Lui sta dentro la pasta, certo. Quindi potrebbe sapere senz'altro sapere le cose che di noi, anche perché noi abbiamo appena visto che viene qua, pensava qualcosa più. E casualmente era qui a Bargatta, quindi abbiamo approfittato anche tu casualmente per, che fai queste parti? Per parlare. Ma guarda Stefano, passavo qui come. Se non detto vieni tu, per mangiare, cosa sei venuto a fare? No, ti ho visto il direttore, allora ho detto sai approfitto, entro, magari un salutino. Sì, ma è strano che la tentazione non ti no, prende. No, Matteo, in questo caso devo riuscire a resistere. Io mi faccio pregare, ma no, non si no, può. No, tu non ti fai proprio pregare. No, assolutamente. No, ma lui insiste, io siccome sono buono. Sei buono, diciamo così. Non ti fai proprio pregare. Proviamo a fare un primo bilancio della tua esperienza, come ha detto Stampa? Allora, vabbè, si sa Stefano, io credo che tutti gli inizi abbiano comunque delle difficoltà, certo, in sé per sé, in generale nella vita. All'inizio ho incontrato, ripeto e ribadisco, delle difficoltà perché ero in un ambiente, non dico nuovo, perché comunque sono stata 7 anni insieme a un calciatore, ho sempre amato il calcio, però devo dire la verità, non perché qui, però Elio è stato sempre un punto fermo, lo è tuttora, lui come del resto anche tutti gli altri della società, però lui mi ha sempre supportata e mi ha sempre aiutata in tutti i miei momenti, inizialmente sei un po' critici perché uno ha sempre paura di sbagliare, ha sempre paura di non arrivare dove vorrebbe arrivare, però lo ringrazio mille volte perché comunque è stato lui che mi ha dato questa possibilità, perché io nasco da semplice tirocinante giornalista e lui invece ha creduto in me. Quindi spero di ripagare al massimo. Mi ha supportato tantissimo. Anche sopportato qualche volta. È una sopportazione vicendevole. Però è una bella sopportazione. Assolutamente è una sì. Bella sopportazione. Però, poi si sa. Però, cos'è questo però? Ogni cosa ha i suoi pro e i suoi contro. Però ti sei un po' allentato negli ultimi tempi la tua. Perché? La tua grinta iniziale è stata molto meglio, ma adesso lascio un po' a desiderare un po'. Eri più felina prima, adesso sei diventata più. È sempre perché, insomma, la cosa che giù. Qui passano tanti amici, quindi. Dopo dobbiamo un po' invitare. Vediamo se lo mettiamo. No, perché adesso è impegnato. Sta parlando con gli amici. Appena si libera. C'è un altro amico che. Appena si libera. Non vede l'ora di venire qui. Ok. Elio, facciamo un commento tecnico a questa giornata. Forse ha sancito la fuga definitiva dell'Andria, no? Insomma, anche per l'Andria è un passo decisivo è stato. Sì, è vero? Direi che potrebbe essere, anche se a prescindere dal ribaltone che nelle ultime ore c'è stato a Taranto, che le dimissioni di tutto lo staff tecnico e l'allontanamento anche di Montervino, del direttore sportivo, perché domenica c'è Taranto Andria, quindi poteva essere anche uno spartiacque, un viatico per il finale di stagione, perché in 4 giorni l'Andria gioca sia a Taranto che in casa col Potenza, per cui ha degli scontri probabili. Certo, avere 9 punti di vantaggio e non 6 in questo momento sono pesanti. No, con lo scontro diretto che ci sarà sì. Presto ad Andria. Sì. Proprio la Calabrese, perché ieri ha perso veramente un treno, sì. Perché ieri non doveva perdere. La Cavese? Sì, sì, appunto. Sì. La Cavese, prima. Poi il playoff, sì. Per il playoff. Poi il Potenza, per me l'Andria è stata. Tu dici Potenza, forse. L'Andria ha fatto, ha fatto un campionato a parte, completamente. C'è stato anche costruito nel momento di difficoltà dell'Andria, le squadre avversarie non ne hanno approfittato. È vero, quindi il segnale. Se uno fa un passo falso e l'altro non approfitta, allora come se non niente. Perché il Potenza pure ha avuto diversi cali e a questo punto io credo che tra le squadre votate ai playoff, credo che la Cavese possa essere proprio fuori, a priori, secondo me. Poi sì, anche la Salvicelli adesso c'è da valutare il discorso di Pellegrini. Oddio, ieri abbiamo... c'è il rischio che possa perdere i tre punti. Sì. E quindi si può riavvicinare. No, infatti invece dell'Andria,
ecco perché il Brindisi ha dato, il Presidente ha dato la dimissione, infatti a D'Agostino. Sì, il caso D'Agostino. Il caso D'Agostino D'Agostino. Che è stato archiviato. Sì, no, c'è stata una sanzione. Sì, una multa solo. La multa è un, adesso non mi ricordo bene il termine. Sono stati diffidati tre tecnici. Fiore, Sipone e altri dirigenti per questo tipo di tessera, di questo tipo di situazione. Sì, però, ha ragione il presidente. Bisogna capire come stanno le carte. Senza un punto di penalizzazione. Esatto. Non è previsto molto dal regolamento, un certo tipo di, quindi c'è da vedere, da addentrarsi bene nel discorso del tesseramento da presidente, come presidente della scuola calcio con calciatore. Evidentemente avranno dei buoni avvocati. L'anno scorso c'è stato il caso della Gelbison che c'aveva Camorani, che lo stesso era stato implicato in questo tipo di questione e fu data sulla sanzione pecuniaria. Anche se ammesso che è la stessa casistica, adesso io non conosco bene la dinamica della situazione dell'Andria con quella della Gelbison, per cui c'era una tipologia di problematiche simile. Insomma, si danno i punti di penalizzazione se gioca un ragazzo non fatto ancora in tempo a Pellecchia, il caso di Giudicelli, Simone. Sì, un fatto del genere. C'ero io in campo. Cerignone. Abbiamo avuto la soddisfazione di vincere intanto. 3-0 a tavolino abbiamo preso. Sul campo. Sì. Quindi quell'effetto là per me è meno eclatante del... Sì, ho capito. Purtroppo è così. Elio, la grande delusa di questo campionato sinora, secondo te? O le grandi deluse? Ha deluso molto il Francavilla. Il Francavilla è vero? Sì. Mi ha deluso moltissimo. Poi il Monopoli. Ma io il Monopoli faccio... No, c'è dei nomi. Non è mai partito. Però è arrivato in finale di Coppa Italia. Sì. E quello significa playoff. Playoff assicurati. Quarti di finale. Se vince la Coppa Italia va in semifinale di playoff. Il che significa che potrebbe, paradossalmente, in questo momento si trova oltre quello che potrebbe fare un Brindisi, un Taranto, un Bicelli se esce dal playoff. Allora, però siamo convinti di una cosa, che i nostri gironi del meridione sono difficili. Sono d'accordo. Infatti, noi quando facciamo le partite contro... Vediamo che noi diamo più peso. Più difficile la sfida quelle, sì. Quando poi si esce da fuori regione poi sinceramente il Brindisi iniziale... Il Brindisi che aveva iniziato il campionato era una squadra fortissima. Sì. Doveva stravincere. Paradossalmente allentando qualche... si è ritrovato invece a lottare e a fare una rincorsa eccezionale. Taranto sicuramente per la società, per quello che ha fatto, doveva stare più in alto. Doveva stare più in alto. No, perché hanno Bicelli, investito tanto. Bicelli ha speso, Bicelli ha fatto... È come l'anno scorso. Sì, ma deve essere, secondo però me sta recuperando. Eccezione fatta per il pareggio di ieri, però nelle ultime gare insomma, ha recuperato diciamo parecchio. Diciamo che le squadre più forti e più attrezzate stanno lì. Secondo me il campionato deve essere diviso fra Brindisi e Taranto e forse Andria, però ecco, anch'io queste sono le squadre Brindisi, mancate all'appello. La sorpresa è Potenza, però, e direi anche Manfredonia a questo punto. Però il Potenza ha spesso questi cali, tipo se ieri. Se ripensiamo a qualche mese fa. Manfredonia città capoluogo di provincia. Ha superato ogni aspettativa quasi. Sì. Per me ha superato 18 punti nelle ultime 10 partite, 22 punti nelle ultime 12 partite, se vogliamo essere ancora più precisi, quindi uno score da seconda, terza, quarta posizione al massimo. Città capoluoghi di provincia che non vincono, questi campionati come Brindisi e Taranto, è un fallimento per la città. Assolutamente, perché due città grosse, grandi così, importanti, sono fallite. Vivere in serie D, nei dilettanti, per quelle grosse città, è uno spreco di problema, energie. Il problema di queste grandi piazze che vogliono vincere subito. Certo, i campionati non si vincono con le parole, si vincono con i fatti in campo. E nemmeno con i soldi. No. Il campo che campionato lo vinci con 300.000 euro e lo perdi con 3 milioni. È così, quindi tutto così. Relativo, sì, certo. E tra le squadre invischiate nella bagarre salvezza, quali secondo te le due che retrocederanno direttamente, quali saranno? È una lotta aperta perché anche la Scapatese ieri inaspettatamente ha vinto 2-0.
La squadra che vedo meglio è l'Arzanese, sinceramente. Sì. Di quelle che stanno lì sotto, sì, abbiamo visto anche qui. È stata un'ottima gara qui. Sono tutte napoletane quelle. Sì, sì, praticamente, sì, a parte Grottaglie. Sì. Grottaglie è in grande difficoltà. Grottaglie è in grande difficoltà. San Severo pure. San Severo però in casa. Però ieri ha lottato. Ieri ha lottato, vabbè, c'è stata poi tutta una polemica post partita per il gol dell'Andria. Però ieri in effetti il San Severo ha disputato una bellissima gara, veramente. Merito al San Severo e anche alle operazioni di mercato che sono state fatte, insomma, anche oltre le aspettative. Sì, ma il San Severo, vedi, mi dispiace perché perde 1-0, proprio, riesce a mantenere, ma però alla fine cede. Lotta, poi non ce la fa. Anche perché c'è pure elementi molto limitati. Dando il massimo, è una grande squadra, diciamo, cioè, sì, le delusioni. Operazioni di mercato non sono state poi così soddisfacenti, appunto, in effetti non hanno fatto un infatti cambio del presidente, però sono anche situazioni di spunto delle squadre approntano. Mario, domenica di scena la Sarnese, Ese, Scafatese, Arzanese, sì. Facciamo i debiti, facciamo scongiuri, le spese. Non ci porta bene quella. Bella gara. È una bella gara, tra due squadre spensierate che giocano, esatto, bene, sì, tranquillissime in classifica. Vincendo, questa è una bella partita. Vincendo con la Sarnese, noi ecco, andiamo a punti della Sarnese, perché poi lui c'è 42, c'è 41, 40, sì. La partita tra quindi, non è che noi stiamo così, ma tanto per ci calcia qualcosa, devi giocare sempre. Il Vicenza ha solo 12 punti in più di noi, ma questa è la fine del campionato, no, però prendere sempre i tre punti, considerata poi la trasferta a Gallipoli, certo, insomma, che sarà piuttosto difficile. È ma sempre è relativo, meglio, no, nonostante la situazione che potrebbe sembrare Gallipoli tranquillo come noi. È partito Gallipoli, è partito, era una sorpresa, perché ma non già sapevamo, molto attrezzato Vinci Gallipoli, poi ha avuto dei problemi. Non è partito con delle ambizioni, no, non è partito con una bella squadra. Si è trovato in quella posizione, è andato bene all'inizio, ma poi dopo infatti ha dato un segno subito. E adesso si sta un po' leggermente ingranando il Gallipoli, si sta riprendendo ieri una bella vittoria, sì, ieri è stata una bella potente, vittoria. Insomma. Allora del mister cosa possiamo dire? Complimenti, solo complimenti. Beh, ma vedi che c'ha delle richieste in lista. Sì. Beh, immagino. Non soltanto nella sua zona, anche nella sua zona quale sarebbe? Salentina. Le sue origini. Esatto. Oh, lui è del. Ma tu avevi dato il consiglio al presidente? Mi sa che non ti sta ascoltando. Io ho detto fanno un contratto per 3 anni perché c'è una buona dose di anni, quanto fai? Però c'è il rischio che sta. Si possono fare qui a Ma Oma ci dice. Beh, la squadra adesso è amalgamata, ben messa in campo, non si può dire meno niente, non a caso, insomma. È una delle rivelazioni del campionato, proprio in Manfredonia, partita in sordina. Io sono anche contento perché veramente non aspettavamo. Una sorpresa, veramente. Gli acquisti azzeccati, tutti. Grazie al direttore, tutti? Ovviamente, ottima campagna acquisti. Di parte, sì. Non vale. No, non sono super partes. Parlo anche, faccio anche le veci delle mercato, altre società con le quali mi interfaccio quotidianamente. C'è qualche bomba? Allora, l'anteprima di quella che è. Dimmi, Matteo. Ti chiedo, perché questo qua adesso lo vedi, l'anno prossimo non lo vedrai. Ah, okay. È una bomba? Volevo capire se era... Aspetta, devi precisare. Non lo vedrai, che cosa può... Devi precisare. Che può significare? Ma però, ne volevi dire tu. Sembra una minaccia. Ma perché dove va? Sta prendendo quella strada, qua sta andando, c'è delle vecchie spalle di lui. Se è una forma di promozione, giusta. Ci crediamo. Ha detto Matteo che a Manfredonia non ti vedremo perché hai delle richieste anche tu. Vabbè, comunque tornerà a trovarci. No, facciamo una trattativa, sì. Ci vedremo sempre.
perché il mare sarebbe a non vederci più. Ma voi credete, ci vediamo. No. Credete che il direttore sportivo, quando gli fate queste domande, vi dica che è la squadra che va? Cioè, aspettiamo, vediamo quello che succede. Non lo diranno mai. E io allora. Ma l'allenatore è lo stesso. E io dico Cristoffa. Ma le domande, ma le risposte, ma le risposte non le avrai. Che oso, diciamo, facendo una comparazione sulla battuta che... No, al momento no. Io nessuna richiesta. Aspetta. Non mi risulta personalmente. Attenzione, stiamo facendo una conversazione. È fatta? Ma è normale. È fatta? Io adesso avrò una conferma. Ah. Ok. E su Giulia? Giulia rimane. Mister Vadacca. Giulia rimane, ma però. Giulia è troppo bella e la vogliamo qua. Ok, allora, ci pensi tu. Quando avrete la conferma? Io me ne vado con Elio. Ah, qui non risulta nulla, Elio. Portagli il contratto ora. È un indizio, dacci un indizio. Anch'io so qualcosa, però tra vedi? Iniziamo a parlare, dobbiamo rivedere. Non sbaglia mai. Iniziamo a parlare per approntare la squadra per l'anno prossimo. Quali sono i programmi? Allora, quando si inizieranno a gettare le basi? Io stavo dicendo questa cosa qua perché poi la cosa bella oggi sarebbe fare questo tipo di considerazione, visto il processo di crescita che sta affrontando questa squadra, sarebbe bello confermare questo tipo di percorso, la maggior parte di questi ragazzi, la società dal punto di vista tecnico, i dirigenti, tutto qua, perché è un gruppo che ha trovato un equilibrio che a voi sembra strano, ma quando si vince è una somma di tante cose, vuol dire che l'addetto stampa fa il suo lavoro, il segretario fa il suo lavoro, l'allenatore fa il suo lavoro, il giocatore fa il suo lavoro, tutti remano in una certa maniera. Se il risulta... programma triennale è giusto che sia. Sì, sì. E allora quindi oggi che è il punto di partenza forte e importante, io personalmente se avessi la possibilità oggi di poter dire che cosa facciamo l'anno prossimo, farei questo, certo. Partirei da questo gruppo, quindi lo integrerei e farei un discorso di continuità per dare comunque certezza a questi ragazzi. In modo da vedere cosa possono succedere al terzo anno. Sì, sì. E poi se hai la fortuna l'anno successivo c'era anche il campionato. Certo, non sai mai quello che succede. Per far questo sicuramente sogno un buon gustare, a me di questo è bello, il buono, mi piace. Dice che è un buon percorso continuativo e di crescita, perché la città. Quando andiamo fuori a mettere fuori, tenga a me. Rinforzata. Guarda che quello che mangio tu. I campionati, tutti i campionati hanno una storia. Noi ci stiamo facendo il nostro discorsetto. Sì, ma infatti, hanno una storia, sì, tutti i campionati. C'è l'anno buono. Deve essere in un bar così accade, che si fanno i gruppetti, si parla. Si parla ognuno. Quindi su Giulia nessuna novità. Sono di quelli che rimaniamo a Perù. Non vogliamo. Io ho avuto delle proposte, no? Per quando mi tradisce, vabbè, io sono buono. Sono le cose che capitano. Dillo solo a me, a Giulia, non ci ascolta. Dove vai, Elio? A parte la fortuna dell'ascolto. Poi hai giocatori naturalmente di qualità e naturalmente appunto con la qualità e la sfortuna deve essere perché sono un buono io. Allora sono umano, come umano lei. Invece va anche dove va, non ci ascolta nessuno. C'è più che una squadra. E adesso a voi la parola. Allora Elio, io sto fatto dove vai con me. Non si può dire. Mi raccomando, manteniamo il segreto. Ci sono state le proposte anche per me, però mi vogliono qua Manfredo. Volete sapere una cosa? Sì. Sì. Molto semplice. La salvezza di Inzaghi, chi è stato? L'arbitro. La salvezza di Inzaghi nel Milan è stato l'arbitro. Allora, una settimana potrà durare questa salvezza. Appunto, però a Sampaglia ha dato 3 punti, da un calcio di rigore fuori area. Cioè, esageriamo adesso. Già stiamo 2-1. Ha salvato Inzaghi, credi a me, perché se il 2-1 quell'altro spingevano bene, è forte anche. Non si sa mai quello che può succedere. Sul 3-1 chiudi la partita sul 3-1, ma sul 2-1 non è ancora chiusa la partita. E questo, cos'è successo? L'arbitro ha dato il calcio di rigore. E Inzaghi l'ha salvato. L'ha voluto salvare. Bisogna vedere se è anche tifoso del Milan questo. Perché da bambini gli altri. Beh, è chiaro, ci sono gli altri. Scusa, gli altri crescono come tutti, come calciatori, sono bambini fanno il tifo e da per bambino una tifano per una squadra. Mettiamo che questo arbitro che era, come si chiamava? Ma non ricordo. Calvarese. Metti che fosse tifoso del Milan da piccolo,
pensi che un aiuto non glielo possa dare dentro di sé qualcosa? Io per solidarietà con regionale, dato, insomma, sono abruzzese, quindi non lo posso attaccare. Ma non lo attaccare, no. Ma gli arbitri dentro nell'animo hanno un fondo di tifo. È soggettivo, dovrebbero avere un'integrità. Allora, lui fa come due amici sono incontrati, no? Allora quella ha fatto miau, quella si è offeso, tutta arrabbiata, incontra l'altro amico e dice: perché sei così arrabbiato? Dice: ho incontrato egli e mi ha detto miau. E mi ha detto miau e tu? Miau. Miau chi lo fa? Il gatto. Il gatto che cosa mangia? I topi. I topi che cosa mangiano? I formaggi. Il formaggio lo fa la mucca. Il maschio della mucca cos'è? Il toro. Il toro che ha le corna? Ha detto a me con l'uto. Così fa lui. Così fa lui. E se questo qua quando era piccolo... Ma io dico la verità. Grazie. Ma perché seguivo? Dove sta andando a parare? No, andiamo a finire qui. Ma capito? Però ha detto miau. Che fa lui? Dice, e se è di cosa tifoso del Milan e poi ha avuto un torto magari... Scusa, non è d'accordo, non è ma d'accordo, perché gli altri pugliesi o toscani non arbitrano le squadre della Toscana o della Puglia? Perché c'è qualcosa che non va. È naturale questo, perché li mandano sempre ad arbitrare in altre comunque la cosa più interessante di Manfredonia è della salvezza e della valorizzazione di alcuni ragazzi. De Vita, ritengo De Vita e Molenda su tutti, perché hanno avuto anche un maggiore minutaggio rispetto agli altri. No, Molenda, tu De Vita sei un grande è un altro, di è un altro che già sta là. Già sta. Dove sta? Sono pronto a spiccare il volo. La via? Sì, De Vita già al 99% già aperto. Ah, sì. Ok. E Molenda? Molenda sono due o tre società che lo seguono. Se li sottraggono tutti, Matteo. Meno male che non esplodono. Chi deve parlare di questo fatto è un po' titubante. Ma lui non parlerà. Perché non può. Aspetta, la replica. Allora, è giusto anche fare una considerazione che poi al di là delle chiacchiere, delle notizie che Matteo dice e dà. È chiaro che ci sono dei ragazzi che a partire da Lorenzo l'anno scorso, anche terminando stesso, che poi alla fine abbiamo anche tra virgolette aiutato ad andare lì con il fatto che è stato con noi. Poi Fiore, che tra l'altro abbiamo dato in prestito, adesso De Vita ha avuto un exploit importante, la società ha fatto anche un investimento perché abbiamo dovuto riscattare il suo cartellino, per cui se ci fosse una situazione per Diego è chiaro ed è giusto che debba andare. Non abbiamo anche il pene del ragazzo. No, deve avere la pena per lui, ma come per il resto, per Fiore o per qualsiasi altro ragazzo che in questo momento si sta facendo strada, noi non chiudiamo assolutamente, non tarpiamo le ali a nessuno. Il nostro compito è quello di valorizzare i ragazzi e dargli la possibilità. Quindi è chiaro che la società ha bisogno anche di rientrare di quello che può essere di una forma economica giusta, equilibrata, senza eccessive situazioni. È così che funziona. E dare anche a questi ragazzi la dimensione di andarsi a giocare qualche chance. Esatto. Ma il piacere nostro, oltre all'interesse della società, anche il nostro piacere è la soddisfazione che sappiamo che qualche ragazzo è uscito da noi. Ma la soluzione deve essere costruttiva per il ragazzo. Se c'è una soluzione non costruttiva, il ragazzo rimane fuori. È costruttiva per De Vita? Beh, sì. Sì, Okay. Può avere un buon lancio, veramente. Noi saremo contenti. Quelle che lui servirebbe, perché ci vuole un... Perché noi lo vediamo stagione, noi già lo vediamo, cioè i piedi buoni, perché dall'inizio dobbiamo dire. È maturato, è cresciuto molto. Ma adesso è cresciuto ancora. Ma io quando sono arrivato lui si era rotto il ginocchio, crociato, poi era andato a casa, poi è tornato, quel ragazzo comunque che ha sofferto anche, bisogna anche dirlo. Credo che quest'anno il mister la sensazione che lui si è unito anche, vero? Molto, non scherzo magari che sta di loro, questo è positivo, vero? Che fa fare il salto di qualità, per cui questa cosa anche con il mister c'è questo gruppo coeso, in effetti unito, c'è un buon equilibrio. Noi ed vogliamo è il bene, lavorare così, principalmente del Manfredonia, e poi sento che noi siamo sportivi, perfetta armonia. Vogliamo il bene dei ragazzi, vogliamo che i ragazzi crescano e vanno. Per noi è anche una soddisfazione. Tant'è bene che noi seguiamo ancora Tony, Bonvissuto,
perché? Perché li abbiamo avuti con noi, certo, li abbiamo avuti. E siamo fansi di questi qua. Sai che c'è un allenatore in Serie A che adopera un drone? Non sapevate? No. Chi è? Sarri dell'Empoli. Ah, dell'Empoli, sì. Per aggiustare la difesa. Vedere dal drone come si schiera la difesa. Pensa un pochino dove si sta arrivando adesso. Mi sa che loro vanno, ci devono salutare. Loro. Noi vi salutiamo. Vero? Sempre. Sì, è vero. Già sì. Mi avevano detto che io sì, mi avevano detto. Va bene, grazie allora. Grazie. Grazie a voi, ci vediamo domenica. Ciao, sì. Ciao Matteo, ciao. Ti raccomando. Ciao Mario, ciao. Ci vediamo. Domenica, ti raccomando. Ti puoi accomodare al bar per i tuoi stuzzichini. Io ho messo io. Sì, e io te lo devo fare, non ti preoccupare, te lo farò. Lo faccio in settimana, Matteo. Perché io... Sei tranquillo. Ho visto che l'hai così portato tu. Così ti conferma Manfredoni, dipende da te adesso. Ok, va bene. Okay. Quindi posto, da quella striscia dipende posto, il mio futuro. Posto, ok, ciao, grazie, va ciao. Bene, grazie. Adesso mi sa che è giunto il momento di stare un po' tranquilli. Ma Gaetano, dica se gli interni. Momento, allaccio le cinture di sicurezza. Teniamoci forte perché tra un po' si parte. Sipontina. Ciao Sipontina. Buonasera. Qui. Compagno. Buonasera. Ti onori della tua presenza. Ciao ragazzi. E tu farai quello che non ha fatto Giulia sicuramente. Ovvero mangiare, perché ho visto già che sono i cavalli nell'albero. No, veramente mi hanno già portato delle cose che, diciamo senza spinaci perché sono intollerante a quegli alimenti. Però... Allaccia anche tu le cinture di sicurezza perché guarda che abbiamo. Avanti. Prego, prego. Dai. Buonasera. Che bella sorpresa. Ciao. Ciao Lino Simone. Piacere. Lui è libero Simone. La conosci? La miseria. Che diavolo. E poi c'è Mario Rignanese. Il classico. I piloti Sipontini. Buonasera. I grandi dimensioni. Ma tutti a Bargatta vengono. Oh, qua sono le cose buone. Sono le cose buone che attirano, sì. Ma voglio offrire poi qualche cosa, dai. Voglio qui sono delle patatine, poi delle olive. Io ho preso il caffè. Beh, tocca fare a te il sacrificio. Ma perché devo sempre io sacrificare? Una vita di sacrificio. È una vita. Che sfortuna. Mario ha detto stampa e non solo dei piloti Sipponini, dico bene Mario? Certo, sì, ma ci vedi qualcosa. Ci racconta qualcosa. Noi abbiamo preso questa avventura da ottobre dal rally Porta del Gargano che si è fatto ottobre l'anno scorso, da lì è iniziata la mia avventura con la piloti Sipponini, come ha detto stampa. Esperienza bellissima perché ovviamente si vive di passioni e si vive di emozioni quando si scrive di auto e di piloti, insomma. E poi è una grande famiglia quella della piloti Sipontini, anch'io corro, cioè mi occupo, faccio, corro con le auto storiche, faccio regolarità. Quale macchina guidi in genere? Io guido la mia barchetta, un Fiat barchetta. Te la ricordi? Molto bene. E i tuoi tempi ci racconti? Tu la quale Simone per chi? No, lui no, è Rignanese. Io sono Rignanese. È lui Rignanese. Appunto quello è Rignanese. È Rignanese, sono tanti, solo Rignanese sono tanti, sono originari tutti di monte, perché Rignanese sono di monte e sono tutti di monte, quindi veniamo tutti da là. La vostra passione per questa attività sportiva com'è nata? Questo facciamo rispondere a Lino. Sì, lui ha partecipato anche all'ultimo rally, quello a Imola, giusto? Come pilota, qui ci facciamo raccontare un po' la sua esperienza. Rispondendo alla signorina, sì. La mia passione nasce dal fatto che mio padre correva, si è accorso fino al 1985, io avevo poco più che 13-14 anni e da lì, vivendo sempre in un ambiente circondato da motori, macchine da corsa. Scusa, cioè, a me? Sì. E quindi chiaramente me l'ha iniettato nel alias sangue. Alias me l'ha iniettata nel sangue e quindi me la ritrovo come passione unica e primaria. Certo, certo. E invece l'esperienza del rally?
è stata una gran bella esperienza. L'ultimo, beh, sì. Andare nella patria dei motori è già un'emozione unica. Arrivare lì all'autodromo di Imola, dove immagino. C'ha una storia da raccontare infinita, e già questo ti fa respirare un'aria particolare. Poi oltretutto è venuto un buon risultato, ci siamo divertiti molto. Abbiamo vinto anche una bella coppa di scuderia, ben lontani dalle nostre terre, quindi è stata una cosa molto bella, considerando che lì chi ci va, ci corre sempre, conosce meglio di noi il circuito, il tracciato, difficile, veloce, quindi certo. Poi ci si è messa anche la pioggia alla fine, insomma, un po' di è stata variegata la giornata. Sì, libero, insomma, è uno dei nostri alfieri migliori perché porta sempre risultato, quindi è sempre un grandissimo perché porta sempre risultato alla scuderia. Complimenti, un orgoglio per la nostra città. Ma io conoscevo abbastanza bene l'Italia, amici proprio. Insomma, la scuola c'è tutta, la tradizione c'è tutta, però c'è uno tutto. bisogna anche dimostrare di andare forte, quindi e lui lo dimostra libero pure. Insomma, è uno che è un professionista, sì, va fortissimo. Il padre era più, diciamo, fatto casareccio, diciamo, fatto le cose vanno avanti, cioè, all'epoca, no? Si sfrutta l'esperienza. Sì, poi è diventato più lui problema. Adesso è più tecnico perché si sfrutti l'esperienza. È un'altra altri epoca. Tempi, esatto. Quelli sono i tempi tuoi. Adesso sono cambiati formazione. Alcuni dicono che era più bella quell'epoca perché, insomma, a differenza di oggi, c'era più amicizia, più mutualismo, più unione. Oggi invece anche il professionismo c'è ingordigio, c'è più esatto, separa un po' quell'aspetto umano del cemento. Questo è vero. Progetti per il futuro quali potrebbero essere? Ma per quanto mi riguarda, siamo in questo momento, la macchina è al nord a fare alcuni lavori. Penso che quest'anno sicuramente faremo le due gare di casa, che sarebbe il Rally dei Santi, che si fa più o meno a luglio, e il Porta del Gargano, che si fa a ottobre. Sì. Dopodiché, in base ai risultati che vengono, pensiamo di andare a Sperlonga sicuramente, e anche San Giuliano del Sannio se si fa. Poi bisogna vedere man mano, in base ai risultati ottenuti, se si può continuare a fare qualche altra gara in più a quelle già programmate. Un appello che vorreste lanciare ai partecipanti, ma non solo, anche a gente che vorrebbe iscriversi a avvicinarsi a questa, ecco, approcciarsi a questa attività sportiva? Allora, la prima cosa che voglio dire a chi vuole avvicinarsi, che è un mondo molto bello, pulito, e purtroppo è un mondo che vuole dei sacrifici comunque, immagino, soprattutto economici in questi periodi. Quindi, però non è detto che uno che si vuole avvicinare, vuole partecipare alla semplice organizzazione, alla semplice, diciamo, al far parte semplicemente della scuderia come appassionato, non ha nessun costo, o quasi. Sì, ovviamente. Quindi, voglio dire, dipende uno per partecipare cosa significa, se sono un sostenitore o bensì partecipare proprio ad alcune gare. Questa è la differenza. Per esempio, la specialità che faccio io, la regolarità non è dispendiosa a livello economico, quindi la possono praticare tutti. Un appassionato che ha un'auto storica la può fare tranquillamente, cioè non ha questi costi così esosi. L'importante è sempre la passione, ovviamente. Ah sì, se non c'è quella... Se non c'è quella non si fa niente. Poi, ovviamente, poi uno può fare da navigatore, da... Eh sì, c'è il pilota, ecco, magari uno che si vuole avvicinare può avvicinarsi facendo il navigatore, che ha dei costi percorso, per dire, relativamente bassissimi, l'abbigliamento, la licenza e qualche altra fesseria, esatto. Le spese di trasferta, alla fine. Che tipo di preparazione c'è prima di una gara? Atletica proprio, fisica? Atletica è abbastanza andrebbe, dura, fatta, immagino, andrebbe fatta molto meglio di quella che facciamo, perché il nostro tempo è sempre rubato dal lavoro, dai problemi familiari che come ognuno ha. Poi a questo cercare di fare almeno un po' di corsa, di un po' di pesi, quella è la cosa principale. Mantenersi un po' a tavola, eliminare gli alcolici, questa è la cosa basilare su cui partire. Chiaro che mente sana in corpo sano è sempre incendio. Perché tu non vuoi guidare, no, non vuoi partecipare. Madonna, bene. Che cacchio? Io soltanto un piatto, io sono un piatto, mi sono mangiato. Ti vedrei bene su un altro d'epoca. Esatto, può venire con me. Le vostre sedute di allenamento sono quante volte a settimana? Fisico parli?
No, non solo fisico, anche con a livello di corsa con le auto. Con le auto, no, non lo possiamo fare perché le nostre auto non possono circolare normalmente sulle strade. Sì. Si organizzano dei test di tanto in tanto e si vanno a fare, quando si possono fare. E come allenamento fisico invece? Con allenamento fisico ci riduciamo, essendo non professionisti, ci riduciamo una volta a settimana, una volta a settimana la corsetta, un po' di pesi e di palestra. Come ovvio. La maggior parte. Lui si vuole nascondere. Vieni qui. Di che c'è? Giuseppe. Ti ho visto solo adesso. Giuseppe La Torre. Giuseppe La Torre. Ecco. Ciao. Prendi la sedia, avvicinati. Sì, ma lui per noi, mica per noi sta qua. Ho visto che stavano qui. Ha visto allora? E poi ha ripiegato. Come si fa? Cosa ci racconti di bello, Giuseppe? Niente, si organizza il prossimo anno la gara, si lavora sempre, si cerca di fare al meglio. Beh, ho avuto il piacere di conoscere due persone davvero sì, loro corrono, ci aiutano nell'organizzazione. E quindi cerchiamo di replicare almeno i risultati dell'anno scorso, quello di più. E che non sarebbe poco, assolutamente. Infatti, sono stati ottimi risultati, quindi sarebbe bello proprio ripeterli sia come macchine come equipaggi, perché abbiamo avuto le nostre soddisfazioni. C'è stata una grande partecipazione all'ultimo. Sì, per una gara del sud è stata... La porta del Gargano, dico bene. Grandissima partecipazione. Comunque non avevamo una titolazione l'anno scorso. Sì, avvicinatevi. Così, perfetto. E che diamogli? Non ci vogliamo buttare addosso al libro, no? Un bel uomo, lo lascio alle donne, lo lascio. Non è il tuo tipo, dai. Non è il mio tipo. Facciamo finire, Giuseppe. Stavo dicendo che comunque per il Sud Italia 50 auto partenti sono state un ottimo, tutte successo. Grandi soprattutto, non c'erano auto piccole, tutte auto grandi. Oh, arrivano i rinforzi, ma qui è pericoloso, forse li mangio lui, qui. Prima si può dire, i rustici si può dire. Mica ti dispiace. Sono con la verdura, le crocchette, i panzerottini, cosa vuoi? Un nome è una garanzia. Le crocchette e le mani sulla crocchetta. Io devo mangiare i panzerottini. Sì, ma mangiare prima ancora. Ormai è un nome epico. C'è poco da fare. Facciamo assaggiare perché sono belli caldi. Tu puoi aspettare. Prendo favorite. Tanto offre Matteo. Come al solito. Era Jaguar V12. Che danno! Oh, belli caldi. Dov'è? Si nasconde sempre quello. Tu mi prendi per la gola, mi prendi, eh? Sono troppo buoni. Sono buoni. Margato, giusto e buono. Perché chissà se ti fa assaggiare un cioccolatino, eh? Ma tu stai a dieta. Esatto. A me due, non uno. Stiamo a posto. Beh, io sto dietro. Meno male. No, buonissime. Ottimo. Dicevamo? Mi dicono, perché vieni a Bargatta? Oh, Giuseppe, a me non danno, per parlare con... C'è un motivo. C'è un motivo, ti si continua. Sì. Stavamo commentando l'ultimo rally Porta del Gargano. Ah sì, la Pace comunque ha partecipato a questo rally, cioè nel senso ha partecipato come associazione di volontariato per l'assistenza e sono rimasti molto contenti di aver partecipato, di aver fatto di aver garantito la sicurezza in questa manifestazione. Bene. Tra l'altro noi vogliamo anche ricordare un ragazzo che è appassionato di motori, che ahimè è morto due anni fa, Ezio. Certo. E questo ragazzo era uno che con gli amici, e non solo con gli amici, insomma, vedeva soprattutto trasmissioni di motori e vedeva anche questi motori circolare. Ezio Fiore, un ragazzo veramente speciale. E tra l'altro l'anno scorso mi ricordo che è stato dedicato proprio un premio speciale dedicato proprio a Ezio alla sua memoria, giusto? C'è stato un premio due anni fa e anche nella precedente edizione c'è stato un ricordo su tutte le coppe dei partecipanti,
c'era una frase che ricordava Ezio Fiore. È un monito un po' a tutti i ragazzi, andare piano, anche andare sì, piano. Perché ormai certo, le pagine di cronaca sono prudenza, piene. Prudenza, assolutamente. Chi va piano va sano e va lontano, oh, come si dice. Bello. E poi in gara può anche usare. Però esatto, lo dico per te, che sei già in ritardo. Esatto. Ok, va bene. A me mi dispiace lasciare questa. Qualcosina, mi dispiace, ci dobbiamo proprio salutare. È troppo buono, insomma. Ok.